Buongiorno. Le mie bestioline sono saziate. Se rientra a casa dopo un'oretta di, diciamo, lavoro, perché mo tagli l'erba con la falce o raccogli un po' di rami secchi della raccolta delle olive, mo dai da mangiare alle bestioline, tra cui il mio cagnolone da guardia, e in più circondato da botti di ogni tipo per via della caccia al cinghiale, i cacciatori a due passi da me, e adesso si va a fare un po' di spesa e si va a pranzo. Per pranzo carbonara. 1, 2, 3, 4, 5. Vai, mano. Non la devi far passare! Una sola è rimasta! Fina! Vieni, vieni! Che è quell'altro devi alzare! Ma dai, dai! No! Ce l'abbiamo fatta! A finito round! Ok, Google! Ma se non mi ha riconosciuto! Ok, Google! Tocca a te, allora! Hai capito come si fa? Tira di là. Mani sopra la testa. Devi via quello che segna. Oh. Aia! Buongiorno. 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 Sembra una bella giornata, sembra. Boh, forse un po' di nebbietta. A passeggio col mio cane, mi fa morire impazzito. Ho visto un cavallo, non so chi sembrava che era. Ah, andavo bene. Due maremmani liberi. Tre cani liberi, andiamo via, via. Famoli passare e poi torniamo a casa. Via, aspetta. Via, che quelli sono liberi, se ci vengono dietro sono dolori. Chi le para? Allora, la trasformazione dei capelli l'abbiamo fatta. Ho provato a fare dei boccoletti, ma già si sono smosciati, quindi penso che li riandrò a piastrare e li farò lisci, però per oggi possono anche stare, non mi ci stanno a me, cioè io li alliscio, ci faccio i boccoli, non mi ci stanno, se invece li lascio naturale i boccoli ce l'ho, vabbè, comunque questo è il risultato. E per fare questa cosa ho utilizzato prima questa qui, che è la spazzola rotante della Babyliss. Dov'è? Eccola qua, la spazzola rotante della Babyliss Brushing, che è questa qui, con questo che prende qui, avete la potenza del calore, e queste invece sono le due direzioni di rotazione. La confezione è questa, scusate il casino, ma Alessandro mi ha buttato giù tutto. La confezione è questa qui, è un po' vecchiotta, ho visto che è uscita una nuova. Allora, a me funziona, nel senso che non è che vi allisci i capelli in una maniera precisa come la piastra, però vi fa la piega, e se poi ci andate a passare la piastra praticamente ve li alliscia. Se alliscia i miei, alliscia praticamente tutti i capelli, perché i miei sono riccissimi e crespissimi, come sapete.
dopo aver fatto quel lavoro con la Babyliss che ci si mette pochissimo rispetto a spazzole e phon, ho passato la piastra. Allora, io come piastra ho questa qui, che è la GHD, è un po' vecchiotta, perché questa qui è in ceramica ma è un po' vecchia. Questa qui era addirittura del mio ex, quindi io l'ho praticamente fottuta. E è piccolina, perché nel senso le piastre sono piccine, però vi assicuro che è un'ottima ottima piastra. E questo è il risultato appunto sui miei capelli, perché ho voluto fare i capelli lisci perché domani ho l'esame, quindi voglio essere un attimino più presentabile piuttosto che con quei capelli. E poi ci sto prendendo gusto a farmi i capelli lisci perché ci metto pochissimo, quindi mi faccio la piega e sto a posto. Va bene, niente, questo è il risultato. Dietro sono sempre un po' bombatini, ma perché sono più corti, quindi è normale che siano bombatini, però a me piace così, questo effetto mi piace. E va bene, niente, mi vado, scusate, ma ok, niente, mi vado a truccare. Sì, direi che decisamente mi vado a truccare, farò un trucco molto molto semplice perché tanto non devo andare da nessuna parte, devo solo andare a pranzo da mia suocera, quindi vado a finire di prepararmi. Salve ragazzi, niente, io volevo dire qualcosa su quello che penso della caccia e di coloro che praticano la caccia. La caccia, loro lo definiscono lo sport, a me mi sa, la lotta più sleale di sto mondo. Lo sport è un corpo a corpo leale, tra due allo stesso livello. Invece no, qui bene che te va è un uccellino contro un fucile, a distanza minimo 100 metri. E col fucile prendi l'uccellino, oppure peggio, quella al cinghiale, che è ancora peggio, dove una povera bestia spaesata si ritrova circondata da minimo 20 persone armate di fucile, dove per forza lo ammazzano perché viene braccato da cani addestrati a spaventarlo e portato all'interno del cerchio della morte e lì si muore. Quello è veramente sleale, veramente sleale. Sport per me è nel caso mio il calisthenics, dove è una sfida contro te stesso, contro la forza di gravità. Sport è la box, dove due persone allo stesso livello lottano per vincere un match. Sport è il calcio, per quanto non amo il calcio, però il calcio è uno sport, perché sono 11 persone contro 11 persone, tutti allo stesso livello, e chi fa più gol vince. Sport è lo sport, è lo sport. Sport, non ho mai visto io un boxer che si presenta sul ring con un fucile in mano e l'altro disarmato subisce i colpi, o dei calciatori armati de spranga che prendono a sprangata gli avversari pur di far gol. Quello non è sport, quello mi sa una merdata. I calciatori mi sanno dei pezzi di merda, perché l'unico divertimento è sparare. Allora, se vi piace tanto sparare, andate a tirar piattello invece di tirare queste pore bestiole che non hanno fatto niente a nessuno, cioè erano prima di noi. Noi siamo gli invasori, noi siamo il virus maledetto di sto cazzo di mondo. Non ci avevamo bisogno di andare a caccia, non ci serve per mangiare, perché c'è chi ci pensa, non ci serve per vivere, perché abbiamo i soldi per comprare quello che cavolo ci pare. Oppure possiamo benissimo decidere, come faccio io, di allevare qualche animale per avere un cibo più sano, ma il resto non è caccia, il resto non è sport e non è nemmeno leale.
è una lotta sleale e io prenderei a sprengate nei denti chiunque mi parla bene della caccia. Ok, sono decisamente pronta in questo momento, questo è il make up che utilizzerò oggi e praticamente è un mix anche questo di colori, perché ho preso dalla palette questa qui, che è quella quella olografica, diciamo, di la Duochrome di Neve. Ho preso questo colore qua, questo verde qui, ho fatto la base e poi sopra ho messo, come potete vedere, sì, ho messo quello di Nabla, l'ombretto di Nabla della penultima collezione, non della palette, che è Alchemy, che sarebbe questo qui, questo Duochrome bellissimo, fa un effetto fantastico, illuminantissimo sugli occhi. E poi sotto invece, nella rima sotto, per riprendere Alchemy, ho utilizzato sempre di Nabla, guardate che Absinthe, intanto c'è Alessandro che strilla, Absinthe, che è questo qui, che sembra un po' veleno ed ha questo sottotono sul marrone, e l'ho voluto utilizzare perché riprende appunto con un po' di verdino e un po' di celestino di lilla, riprende un po' quello di prima, che Alchemy, sempre di Nabla. E nella piega ho utilizzato anche qui un ombretto di Nabla e ho utilizzato Narciso, che secondo me è un ottimo ottimo colore di transizione, che sta bene un po' con tutti i trucchi, infatti io lo uso spessissimo. Poi sulle guance ho utilizzato un mix, un attimo amore, un mix tra terra e blush di Essence, questo è vecchissimo, lo potete notare. E come illuminante invece ho utilizzato un illuminante di Becca versione mini size, che me l'aveva portato Letizia perché io non l'avevo trovato, che è questo qui, questo qua, mi piace tantissimo, è a metà tra il dorato e il beige, è fantastico, dà un effetto bellissimo che non so quanto possiate vedere, però a me piace molto. Prima che Alessandro mi butta per terra la palette di Nabla, mi sa che è meglio che li metta a posto. E sulle labbra, ecco, sulle labbra, aspettate un attimo, ok. Sulle labbra invece ho utilizzato un rossettino di Pupa, di questi qui, della linea Miss Pupa, che è il 601, che è un nude. È questo nude qua, che è anche lucidino, e questo io lo uso tantissimo, da quando l'ho comprato un po' di anni fa lo uso tantissimo, perché è un colore che sta bene con tutto, sta bene con tutti i trucchi, è un nude molto molto carino. E niente, questo è il make up, zitto, questo è il make up di oggi, appunto. E niente, adesso prima che Alessandro mi butta giù tutto quanto, intanto i capelli, io sto notando che i capelli al sole sono rossi i miei, perché sotto comunque c'è un colore rosso, però al buio, diciamo, quando non c'è proprio il sole fortissimo, hanno ancora il riflesso viola che ci avevo fatto. Vabbè, comunque per Natale li andrò a sistemare nel colore sicuramente, perché ho una ricrescita nera mia veramente tanta, però insomma, ecco, questo colore mi piace molto. E niente, adesso aspetto che Samuele torni, perché è andato alla terra, aspetto che Samuele torni e poi andiamo a pranzo da mia suocera, intanto vesto i bimbi. Quindi ci vediamo tra pochissimo. Ecco a voi i vecchi metodi. Qui c'è passata una falce. A mano, a mano.
ancora sul fiatone. E qui non c'è passato niente ancora. Però guardate dove sono passato con la faccia. Ora uno dice andate in palestra, ma allenate, io fo anche quello perché sono matto, squinternato, mi piace il sudore, mi piace faticare. Sì, infatti sono matto. Però ci si mette la metà del tempo con la farce in confronto al decespugliatore. La metà del tempo, ragazzi. Anche il doppio della fatica. Però allora, che ne pensate? Bene, io ho fatto un po' d'erbetta per i conigli. Adesso la porto su e poi a casa, doccia. Oggi è domenica, A casa, doccia e vado a pranzo. Stamattina ho dormito un po', ci avevo bisogno. Ciao ragazzi. Ah, guardate qua, un bel tramontino. Le spese le abbiamo fatte, la signora se ne va contenta in campagna. con i due pupotti. Io ho fatto le spese. Io e i pupi abbiamo fatto le spese. Io no, non c'era il numero. Lei non ha trovato il numero. Comunque per il resto, diciamo, troviamo un altro negozio. Anche questa è andata. Ma dove vuoi andare? Vuole andare da Globo a vedere gli stivali? Mi sa che noi all'Eurospin a fa spesa ci andiamo. Comunque vabbè. Vai. Ci sei? Allora, Samuele si chiedeva perché c'era tutto sto casino. Dice porca miseria, ma già manco è Natale di qua e di là. E manco è Natale. È Black Friday. Black Friday. Ora fa la polemica perché è più forte di meno. Ma se si chiama Black Friday, cioè venerdì nero, oggi è domenica, che cazzo c'entra? Venerdì nero. Cioè, vabbè, lasciamo perdere, va. Ogni occasione è buona per spendere i soldi. Allora, siamo tornati a casa. Sono praticamente le 8. E ora ceniamo con calma, i bimbi stanno guardando i cartoni perché sono stanchissimi. Scusate se mi vedete un po' scura, ma non so come mettermi perché non c'è una luce potente, insomma. Poi per di più sto registrando col cellulare, quindi inevitabilmente è così. Allora, volevo farvi vedere un attimo le scarpe, perché Samuele ha trovato due paia di scarpe e io anche. Quindi volevo un attimino farvele vedere, vi faccio vedere le mie e poi lui vi farà vedere le sue. Allora, io da Globo a 32,90 euro ho fatto un paio di stivali. Allora, allo stesso prezzo c'era uno stivale, abbassi un pochino, allo stesso prezzo, sempre a 32,90 c'erano gli stivali, quelli che vanno adesso, che arrivano praticamente sopra il ginocchio. Li ho provati, però io non ho la coscia smilza, insomma, quindi mi faceva praticamente all'altezza del ginocchio, mi stringeva talmente tanto la coscia e mi faceva effetto cotechino, era bruttissimo e quindi non l'ho presi. E poi quando mi sono allevati facevano un caldo bestiale sti stivali. Vabbè, ho preso praticamente questi, che sono degli stivali semplicissimi con la fibbia, semplici. Il classico stivale nero con la fibbietta qui, insomma, niente di particolare. Un paio di stivali bassi mi servivano e questi sono 32,90 della marca Tattoo al Globo. Invece della marca Zoe, questa marca qua, a 27,90 ho voluto prendere questo paio di scarpe, che sono un po' strane per me perché non l'avevo mai volute comprare, proprio perché ho sempre avuto difficoltà a vederle e a inquadrarle su come poterle utilizzare, e quindi non le ho mai prese. Però poi mia cugina, vedendo che ce l'aveva mia cugina, vedendo come l'abbinava, mi piacevano, non erano male.
Mia madre pure mi diceva: ma guarda, guarda che sono belle quelle scarpe che c'ha pure Maria. Insomma, alla fine l'ho comprate, solamente non le volevo comprare nere perché ce n'ho tantissime nere di scarpe. Allora le ho prese bordeaux, che voi in questo momento le vedete nere, fantastico. Ecco, forse qui le vedete un po' sul bordeaux. Le ho volute prendere sul bordeaux perché così almeno non è il classico nero. E non sono basse basse, hanno un minimo di tacchettino, ma è il modello quello uomo. Vabbè, comunque domani penso che le metterò, quindi magari vi faccio una foto e ve la metto su Instagram, anzi vi lascio qua, comunque anche sotto nel box info trovate tutti i link. E niente, queste qui appunto 27,90 euro. Questi sono i miei acquisti, che tra parentesi mi ha detto anche abbastanza fortuna, perché c'erano ancora i saldi del Black Friday al Globo fino a oggi, e c'era il 20% di sconto sulle scarpe alla cassa. E questo è quanto, questi sono stati i miei acquisti. Avevo bisogno di un paio di scarpe, un paio di stivali che fossero semi elegante. Invece Samuele ha fatto due paia di scarpe, di cui uno mi è dispiaciuto non poterlo prendere anch'io perché sono veramente belle, però non c'era il mio numero perché era un modello da maschio. Però adesso insomma ve le fa vedere le scarpe, perché io non vi so dire bene. Ma povero che c'ha anche il torcicollo. Sì, troppo, ti faccio troppo. Vabbè dai, fagli vedere queste scarpe. Vabbè, io queste. Allora, lui ha fatto queste che l'avevamo detto che le cercava, la trovate. Sì, Timberland ce l'avevo, mi sono rotte, l'ho ritrovato il paio a 22,90 della YM. Ciao, Matte! Ah sì, aspetta. Lui ha fatto le ciabattine di i pigiamini e Aurora l'ha prese di Frozen. Adesso fai far vedere le scarpe al babbo, tu vai a vedere i cartoni. E sono simil Timberland. La fa la canguro, le fa di Timberland, le fanno le Lumberjack. Le vere di questo tipo qui l'ha inventate la Lumberjack. Io invece queste sono, come ho detto, YMD, IMO, insomma quello che è, da Casabella, 22,90 euro. Ma fai vedere quell'altre, che provate, sono quelle, sono molto comode, queste quelle sono quelle più belle che mia moglie mi invidia. Sì, perché c'era un altro, cioè c'era lo stesso modello ma di un colore perché più chiaro. Non la trovate, sempre da Casabella. Guardate che figata queste scarpe. Queste si chiamano R. Walker, The Sport Fashion. Cioè queste sono fantastiche, sono fantastiche. Oh, non sono flessibilissime come scarpe da ginnastica, però... Però sono fantastiche. Penso che a forza di usarle si dovrebbero ammorbidire, poi sono molto belle. Sono bellissime e c'era lo stesso modello però più colore sul chiaro. Celestino. Questo purtroppo era lo stesso, esatto, colore. E c'aveva però le striature sul chiaro, tipo sul bianco. Sì. Il problema è che non c'era il mio numero, quindi io sono stata tanto triste. Sono scarpe da ginnastica fashion, sempre 22,90 da Casabella. Cioè. Sono un po' durette, però io penso che a forza di usarle, poi uso uno che logora, quindi... Sicuramente siamo belle. No, ma sono bellissime le scarpe da ginnastica. Sono proprio, non un po', sono proprio dure. Le scarpe da ginnastica erano decisamente più belle quelle da uomo che da donna da Casabella. Da uomo c'hanno più cose. Visto quanto io per me non ho comprato nient'altro. Ho comprato il filo di stagno, se vi interessa. Burrata. Birra. Poi tutto quello che offre il frigorifero, quindi cipolle borrettane, buonissime, poi alici prese al Lidl da mio padre, della serie proprio tuo padre ti conosce chiunque altro perché ti porta da mangiare. E poi ciabatte! Dio mio, ce la posso fa. Affettato e... Che sta a fare lui? Crostini con caponata. Crostini con caponata, cioè proprio della serie facciamoci male. E quindi buon appetito e buonanotte. Perché dopo questa vorrei gestire. Buonanotte tutti. Maria la ninna. Subito.
appetito. Buon appetito e buonanotte. Oh, perché? Anche tu, Spence, di buonanotte.